d'accordo, quindi sono molto contento di essere qui oggi. Sì, allora, lavoro a Lussemburgo in realtà per puro caso, sono arrivato per puro caso, poi ci sono rimasto, credo, per quelle famose competenze che vengono acquisite da chi studia in Italia. Questo è un incoraggiamento che vorrei dare a tutti i ragazzi che sono qui, perché una grande differenza che io credo ci sia ancora tra le università italiane e quelle estere è che in quelle italiane si impara a studiare, e non necessariamente si impara cosa si studia, ma anche si impara a studiare. Dico questo perché adesso, diciamo, dopo vari anni che mi trovo alla Commissione Europea, ebbene sì, io sono uno degli odiati eurocrati, dei funzionari che lavorano. Quelli che fanno le regole. Quelli che fanno le regole, quelli sì, esistono, esistiamo. Quello che volevo dire è che, per esempio, nel mio lavoro la differenza la fa la capacità di dialogare con gli altri. Il mio lavoro come statistico, io sono lavoro nel team di metodologia, è quello di poter dare a Felice la possibilità di presentare un grafico in cui si dice l'Italia misura 20%, mentre gli altri paesi misurano 30%. Cioè dare una veridicità a quel dato, perché quel dato, il metodo di calcolo di quel dato è stato discusso con i paesi membri per vari anni, in vari modi, e quindi quel dato è, come dire, tracciabile, si può ritornare alla fonte del dato e scoprire come è stato calcolato, esistono dei metadati che lo permettono, e questo è un po' il mio lavoro. La cosa interessante tra l'altro del mio lavoro è che il mio lavoro cambia continuamente, cioè quando io sono andato in Lussemburgo circa 20 anni fa, la mia giornata tipica era andare in ufficio, parlare in francese, una lingua che non conoscevo, con persone che non erano francesi, perché la lingua ufficiale della Commissione era il francese, quindi tutti parlavamo una lingua che non conoscevamo bene, e in realtà poi quello che faceva la differenza non era conoscere bene la grammatica francese, ma ad esempio conoscere bene la matematica. Quello è diventato poi il linguaggio che ci è servito a tutti per poter lavorare insieme. Dopo vari anni, avendo fatto anche carriera nel team in cui che adesso lavora direttamente con me, ci sono anche persone di altri paesi, ungheresi, portoghesi, inglesi, francesi, quindi dovete immaginare la mia giornata inizia uscendo da casa parlando in italiano, continua nell'autobus parlando in francese, arriva in ufficio, si scrive in inglese, il mio capo è tedesco, quindi io a volte cerco... Com'è? Mi piacerebbe? E poi quello che vorrei dire è che il mio capo è tedesco ed è una donna, il capo del mio capo è spagnolo e la capo del capo è bulgara, quindi diciamo in una giornata sono esposto ad almeno 6-7 lingue diverse, quindi volevo dire tutti quelli che hanno, c'era una persona che ha detto che stava imparando il cinese, mi sembra un'ottima idea, e tra le varie cose che mi ero preparato volevo dire, ma farò un intervento brevissimo, quello che forse è interessante sapere che Lussemburgo è una figura molto ricercata come lavoro, qual è il lavoro del futuro? Prima di tutto non il lavoro del futuro, ma il lavoro del presente, è quello che Felice tra le 10 ha nominato del data scientist, che altro non è che una persona, secondo me, ragionevole, una persona che è in grado di prendere una decisione, o una persona, se vogliamo, che è in grado di aiutare un'altra persona a prendere una decisione. Quello che noi vediamo è che ci sono tantissimi dati che sono disponibili e sono anche accessibili. Stamattina, gli ultimi 3 giorni, sono venuto qua con mio socio, dovevamo decidere come venire a Roma da Sorrento. E in realtà il problema non era tanto di stabilire, era chiaro, cioè ci sono dei chilometri da fare, delle opzioni, andare qualche tragitto, che parte fare in macchina, che parte fare in treno, che parte fare in auto, che parte fare in taxi. E la cosa interessante è che il mio algoritmo, quando io ho fatto delle ricerche sul mio telefono, c'era un certo percorso ottimo consigliato, che era diverso da quello che era consigliato al mio suocero. Quindi la cosa interessante è che l'algoritmo non solo non sappiamo cosa fa, ma fa cose diverse a seconda della persona che lo chiede. Questo è il punto numero uno. L'altra cosa interessante è che poi avevamo deciso di cosa fare, e l'accordo che abbiamo trovato è ok, prendiamo la macchina fino a Napoli, poi andiamo in treno e poi arrivati a Termini prendiamo un taxi. Questo era il nostro percorso ottimale. Quando siamo arrivati alla stazione di Termini stamattina c'era una fila ai taxi. C'era la fila? Ma fila, come dire, è un complimento dire che c'era una fila, c'era una lunghissima fila. No, quindi abbiamo avuto un problema decisionale, una decisione da prendere in quel momento,
e non sapevamo cosa fare. Allora noi che eravamo in fila, siamo arrivati da turisti napoletani, qualcuno ci ha approcciato per sapere se saremmo interessati ad avere un altro tipo di taxi, e quindi noi per arricchire il set informativo abbiamo deciso di accettare questa sfida e ci hanno chiesto 70 euro per andare dalla stazione a Flaminio. Pazzesco. Perché ci hanno detto che tutto era bloccato. Poi noi ci siamo guardati, è bastato uno sguardo, ho detto ok, andiamo in metro e poi da lì prendiamo un altro treno e siamo riusciti a trovare una soluzione. Quello che voglio dire è che il data scientist, io non credo di essere un data scientist, ma è quindi una persona che riesce a prendere una decisione. Allora, come si fa a diventare data scientist? Cosa bisognerebbe studiare? Cosa si potrebbe fare? Ed è una cosa importante di farlo soprattutto quando si è giovani. Io credo molto, tornando alla dicotomia che era stata citata prima, umanista-scientista, io sono per l'approccio scientifico, se vogliamo, meno umanistico. Cioè quello che vedo è che quello che in tutti i lavori del presente e del futuro sarà sempre più importante conoscere come gli algoritmi funzionano e anche saper scrivere gli algoritmi. Ma come si impara a scrivere gli algoritmi? Supponiamo che io sappia qual è il processo decisionale, come faccio a scrivere un algoritmo? Allora, una delle idee è studiare l'algebra lineare, studiare il calcolo matriciale. Queste sono cose che potrebbero sembrarvi strane, però vi consiglio appunto di cercare su Google, magari trovate qualche informazione in più. L'idea è di conoscere un po' di matematica avanzata, soprattutto nella fase giovane, perché vi posso garantire che imparare la matematica in età avanzata è molto più difficile che non farlo da giovani. Quello è vero su tutte le materie. Questo quindi, algebra lineare quanto più è possibile da giovani. Se avete la possibilità, e questa è una cosa che va molto di moda nei paesi nord europei. Dario, stai parlando degli studenti di liceo classico. Lo so. Sì. Ma questo, tra l'altro, quello che voglio dire, questo non è necessario. I migliori studenti di matematica vengono dal liceo classico, i migliori ingegneri sono quelli che hanno fatto il liceo classico. Cioè, perché chi ha fatto il liceo classico impara a studiare, mi ricollego a quello di prima. Naturalmente non vuol dire studiare la matematica quando sei giovane, una volta che tu hai imparato a studiare, poi è più facile conservare e maturare dopo. Il secondo punto è che, a parte l'algebra lineare, l'altra cosa interessante è imparare linguaggi di programmazione. Linguaggi di programmazione sono molto simili a quelli che noi in realtà, è un po' l'inglese, no? Chi come professore immagina che abbia studiato vari anni fa i linguaggi di programmazione C++, MATLAB, esistono, adesso c'è Java ad esempio, programma di, oppure partecipare a delle hackathon o codathon che si chiamano in questo modo, quindi imparare a un linguaggio che ti permetta di parlare con la macchina, quindi imparare il linguaggio della macchina, e questa è la parte che viene considerata hard skills. Poi c'è un'altra parte che è molto interessante, che se volete io credo sia molto anche più genetica, che è quella, la parte soft. Una delle skills più ricercate, almeno che noi ricerchiamo di più, per chi vuole essere analista dei dati, è la semplice curiosità. Quindi non limitarsi a trovare la risposta a una domanda che viene fatta. Cioè, la domanda è: io in Italia non trovo lavoro, in quale paese devo andare a vivere? Come faccio a prendere questa decisione? Posso guardare 200 dataset, alla fine esce fuori che il paese con minore disoccupazione è Lussemburgo e tutti quanti vanno a vivere in Lussemburgo. Di fatto questa cosa non è vera, perché molti ad esempio vanno a vivere in paesi dove la disoccupazione è ancora molto alta. L'idea è la curiosità, cioè l'idea è di non fermarsi alla prima risposta che si trova alla domanda da cui si è partiti, quindi essere curiosi. E l'altra, skills che è molto richiesta, è la capacità di comunicare. Io devo dire che la mia vita è cambiata completamente quando in ufficio mi hanno in pratica costretto 5 anni fa a comunicare sui social media quello che facevo in ufficio, che è una cosa che io all'inizio ero molto reticente, ma ha cambiato la mia vita, perché tutti i miei amici che vivevano nel paesino da cui venivo in Campania hanno iniziato a capire che tipo di lavoro faccio.